presenteremo una visione del nostro territorio che nasce, come ci siamo detti, da un'analisi dei dati contestualizzata sul nostro territorio, ma che guarda al mercato nazionale globale. Partiremo da qui, la nostra analisi è partita da qui, e faremo delle proposte. In realtà oggi le proposte le andremo a discutere molto velocemente, non vorrei bloccare per qualche ora a discutere tutti i dettagli di questa proposta. Mi piacerebbe concentrarci di più un attimino sul metodo di lavoro, perché è su questo che vogliamo lavorare e intervenire, perché questo territorio ha bisogno di avere chiara la visione di futuro, quali sono gli obiettivi su cui lavorare e insieme definire dei tempi, l'organizzazione, le risorse finalizzate a raggiungere questi obiettivi. E noi lo vogliamo fare in un'apertura, creando una piattaforma di confronto con tutti gli stakeholder del territorio, ma prima di tutto con le istituzioni. È facile pensare come dal lato dell'impresa, dal lato dell'associazione categoria, insomma abbastanza particolare come Confindustria, si può facilmente scivolare in un confronto non corretto, nel senso anche così di scontro con le istituzioni. Noi sicuramente non vogliamo fare questo. Noi abbiamo bisogno di un dialogo costante con tutti i livelli istituzionali, partendo dai contenuti e partendo dagli obiettivi. E da qui, come dire, che vogliamo costruire un nuovo modello attraverso un metodo di lavoro differente. Io penso che quelle due immagini rappresentano in maniera chiara il nostro futuro e il nostro passato. Da un lato abbiamo il nostro albero di piccolo, perché ovviamente pure trasportare un albero di praticamente non è semplicissimo. Uno completamente secco e uno completamente verde. Questo è quello che ci separa fra quello che dovevamo essere se avessimo affrontato con maniera diversa un problema, piuttosto che fare in modo che la natura prendesse il sopravvento sulle nostre parole. Ma questo non è un problema degli agricoltori piuttosto che dei produttori, è un problema del